Gentili telespettatori, ben ritrovati. Scusate, mi trovate con il sorriso che al di là del clima sempre allegro negli studi ho i miei qui due cameraman, registi, tutto fare, che mi fanno sorridere. Quindi un grandissimo saluto a Giulio e Carlo, onnipresenti ormai alla regia. Ad Emanuela, fissa i centralini e comunque gira negli studi televisivi, e poi ad Alessandra Burattin, la sovrana di Facebook, alla quale chiedo di aprire immediatamente la chat online. Allora, signori, sono contenta perché qui su Style Channel, nuovamente, mia graditissima ospite, la vedrete tra pochissimo inquadrata alla mia sinistra, peraltro con un'opera che è tutto dire, è una grande novità, Enrica Toffoli, di nuovo qua. Lei si emoziona ogni volta e noi ogni volta la invitiamo. Enrica, grazie. Grazie a voi. Tu hai fatto un lungo viaggio. Mm-hmm. Da Arcadore. Ecco, quindi insomma, un viaggio non indifferente, ma ne valsa la pena. Allora, diamo al nostro pubblico di Facebook, ai nostri internauti e non solo, la grande novità. Signori, troveremo Enrica Toffoli presente da febbraio in poi nelle gallerie Horler di San Martino. Allora, lì abbiamo commissionato vari lavori. Opere molto particolari, da un formato particolare, quelle che oggi Enrica ha portato in studio, però io partirei dalla novità. Carlo, ti chiedo immediatamente di andare ad inquadrare l'opera che si srotola, passatemi il termine, ai nostri piedi. Andiamola a commentarla. Allegria, non avete capito nulla, questo è il titolo. Sì, è un'opera abbastanza grande, è inconsueta per quello che io di solito realizzo. È raffigurata la scimmia che è l'animale che poi preferisco, perché è quella che comunica di più, secondo me, le emozioni, si fa capire maggiormente. E, la scimmia che dice... guarda lo spettatore, sembra quasi dire non avete voi in questo caso l'uomo di Vitruvio, così rappresentato, che vuole simboleggiare un po' l'evoluzione dell'uomo come siamo noi oggi, non avete capito nulla per quello che combinate tutti i giorni. È vero, quindi un'opera molto attuale, concettuale comunque. Ecco, no? Bisogna un po' capirla. La scimmia che è un po' un richiamo dell'uomo primitivo, ne abbiamo parlato più volte, no? Noi deriviamo dalle scimmie, abbiamo visto anche un tuo quadro famosissimo che ho avuto il piacere di presentare più volte, dove il protagonista era sempre la scimmia, no? Una scimmia lungimirante che dice ma se questa è l'evoluzione, se avessi visto nel futuro, non è che siamo, forse si stava meglio prima, no? Non mi sarei evoluta. Non mi sarei evoluta. Quindi anche molta ironia in questa bravissima artista, Enrica Toffoli. Allora, possiamo regalare, chiedo alla mia regia, un'immagine totalitaria di quest'opera dalle dimensioni inconsuete, fuori un po' dalla tua... È un po' fuori dai miei canoni, dai sì. Tuoi canoni, effettivamente, dai tuoi canoni. Sì. Allora, precisiamo, signori, che Enrica Toffoli lavora su commissione, le vengono chiesti in particolar modo dei ritratti, ha una bella manualità, una bella mano d'artista. Intanto io vado a salutare subito con noi, attentissimo, Marco da Garessio, provincia di Cuneo. Grazie per avermi detto che è in provincia di Cuneo, perché qui io con la geografia non è che sia molto... Allora, e ti scrive, complimenti per la semplicità voluta che riesci ad immortalare nelle tue opere. Sono d'accordo, Marco, è una semplicità che l'artista cerca e riesce a... con la quale riesce a trasmettere proprio una metafora talvolta della vita. E a proposito di metafore, andiamo a vedere l'opera numero uno a parete. L'artista particolare, sensibilissima. Abbiamo parlato di metafore e adesso la solitudine. Guardate quest'opera. 70 cm di altezza per 21 di larghezza. 500 euro la richiesta per quest'oggi. Prezzi particolari. E qui c'è un tema ricorrente, la solitudine, interpretato da questo pagliaccio.
Sì, il pagliaccio, il pagliaccio siamo un po' noi nella vita quotidiana. Cerchiamo sempre di portare una maschera con la quale vogliamo esprimere quello che gli altri vogliono vedere, perché poi alla fine noi in realtà siamo qualcos'altro. Siamo pieni dei nostri pensieri, delle nostre preoccupazioni che non vogliamo far vedere agli altri, perché agli altri non interessa. Parliamoci chiaro, agli altri non interessa. Non interessa, o aggiungo, magari abbiamo anche paura di mostrarci realmente come... Perché non ci conformiamo alla vita quotidiana. È vero. E il pagliaccio in questo caso è rappresentato non nella sua figura totale, ma a mezza figura, perché il mio intento era quello di far vedere ancora di più la tristezza che si nasconde dietro il quotidiano di tutti noi, poi alla fine, perché non siamo sempre, ti vedo con una faccia. No, ma mi piace, volevo allertare, Carlo e Giulio, possiamo guardare lo sguardo di questo pagliaccio? Lo stavo ammirando dal monitor che ho davanti, e quindi è l'immagine che voi vedete a casa. Guardate l'anima che si cela dietro questo sguardo. Difatti io non, in questo caso non ho voluto dare nessun tipo di luce agli occhi. Esatto. Sono occhi spenti. Tra l'altro all'occhio, perché la particolarità, si vede un occhio soltanto. Questo che sto guardando, un quadro va saputo vedere, va saputo interpretare, anche questi guanti, no? Questa mano scoperta a metà. Che cerca quasi di mettersi a tacere il sentimento, cerca di tenerselo all'interno, non farlo scaturire, non farlo sentire agli altri. Esatto, la solitudine, 70 centimetri di lunghezza per 21 centimetri di larghezza, 500 euro. Mauro da Firenze, grazie di essere online con noi. E lui scrive, ti seguo da tempo, bravo Mauro, ti seguo da tempo e volevo porti i miei complimenti. Appari però poco in mostre personali, come mai? Qui non lo so, mi cogli impreparata, io chiedo se è vera questa cosa. È vera, è vera, forse perché non ho ancora raggiunto la sicurezza per poterne fare una da sola. Beh, innanzitutto appare da una collettiva, ve l'ho detto, a San Martino di Castrozza, sì. Nelle gallerie Orler, vado a salutare Michele Orler, da febbraio in poi, quindi... Mauro da Firenze, bravo per questa domanda, è un artista estremamente sensibile e va spinta, lei non si rende ancora conto delle sue grandi capacità. Allora, dal tema, un tema molto particolare, grazie alla regia che mi sta regalando questa immagine, guardate lo sguardo di quest'unico occhio voluto ovviamente dalla nostra artista Enrica Toffoli, vi ricordo che la nostra è una diretta in streaming web mondiale. E quindi dal tema della solitudine passiamo all'opera numero 2, formato molto particolare, un'opera che ci ha colpito, Umile Maestro, 97 centimetri la lunghezza per 26,5. Questo è un lavoro su tavola, vero? È un lavoro su tavola in legno, fatto alcuni anni fa, e rappresenta un po' l'umile maestro che noi magari qualche volta non ascoltiamo. Non vogliamo magari ricordare quello che siamo soliti dire, il nonno diceva, però io non faccio quello che il nonno mi diceva, lo ricordo. Ricordarsi quello che l'umile maestro ti aveva detto ogni tanto potrebbe... Sacrosanta verità. Senti Erika, nota un particolare, adesso deve essere bravissimo Carlo ad inquadrarlo, c'è una scritta sul palo dove si intravedono comunque, che cosa sono? Il palo dove è appoggiato, ecco andiamo a zoomare, perché magari ce lo chiedono, sono soltanto dei segni, dei gesti portati dalla nostra artista, in questo caso Enrica Toffoli. È una scritta che si vede e non si vede. Oh. E in pratica c'è scritto è questo che ti lascio. Io ti lascio in pratica l'umile maestro che potrebbe essere per me mio nonno, per qualcun altro
qualsiasi altra persona, io ti lascio la mia esperienza. La mia esperienza, che non è l'esperienza di chi magari ha studiato, di chi ha potuto vedere anche il mondo, però è un'esperienza umana nel vissuto, e io ti lascio la mia esperienza. Questo è il messaggio. Senti, ambientato dietro vedo delle colline. Che paesaggio è? È immaginario, è un paesaggio, lo vediamo, no? Dietro c'è questa figura così allungata, non a caso la forma proprio del quadro è tale. E dietro vediamo dove è ambientato. Io volevo, proprio per dare l'idea del raccoglimento di tutta di quest'opera, ambientarlo in un convento. In un convento che non è detto che sia un convento di frati o di qualcosa, però è di un convento che ti aiuta a meditare. Quindi c'è proprio l'uomo appoggiato su queste campane e si vede sul retro questo convento, questo scorcio di convento che aiuta la meditazione. Era una sorta di ti aiuto. Bello. Certo, ti aiuto. E le colline perché danno l'idea dell'infinito, di quello che non finisce, ampio respiro. Allora, Umile Maestro, 97 cm per 26,5, questo lavoro lo ricordiamo su tavola, in legno, 600 euro. Allora, e andiamo a mostrare le due opere più piccole nella nostra parete nera, la numero 3, un paesaggio invernale. Quindi con questa nevicata ritroveremo Enrica Toffoli, lo voglio ricordare nuovamente per la terza volta nel corso di questa puntata, nelle gallerie di San Martino, nelle gallerie Orler. Allora, 35 cm per 19, 200 euro la richiesta. E qui notiamo questi due alberi comunque in vicinanza, ma comunque da soli, comunque ai margini della tua opera, del tuo quadro. Allora, diciamo che io non sono solita tanto ai paesaggi, però perché per me i paesaggi devono comunicare qualcosa. In questo caso un paesaggio invernale con questi due alberi, sono due alberi solitari. Due alberi solitari, allora uno magari si ferma, guarda questi due alberi e dice, oh, che belli, oh, pensa, cosa fanno loro lassù da soli? Ti invita alla meditazione, anche certo, questo. Quindi a riflessione. Il paesaggio deve invitare proprio ad un momento di riflessione. Poi immerso proprio nella neve, no? Sì, quindi sì, ancora di più. Senti, mi piace molto nel guardare questa chicca, questa piccolissima opera, voglio ricordare le dimensioni, 19 cm l'altezza per 35 cm, la richiesta di 200 euro quest'oggi. Mi piace molto il contrasto tra il cielo e la neve. Il cielo e la neve, esattamente. Anche a me è piaciuto, vedi, deve comunicare qualcosa, perché un cielo... il cielo può essere bello, il cielo può essere sereno con magari neanche una nuvola, però è un cielo che vedo ovunque magari e io devo vedere qualcosa che mi colpisca. Quindi in quel caso il cielo grigio e la neve bianca, c'è una qualcosa che mi rimane. Bello, mi piace. Cattura l'attenzione ed è vero, induce la riflessione. Allora, questo che lavoro è? Parliamo un attimo della tecnica, Enrica. Questo è un acrilico su una lama in metallo. Lama in metallo, ok. Sono solita, come si vedono le pennellate, abbastanza in rilievo, perché io sono solita usare molto, molto colore, amalgamare molto il colore sul pennello e adesso non sto... No, prego, è interessante invece. Non vado molto per strati di colore, non sono solita pulire il pennello ogni volta. Ok, perché quindi... mi piace che il abbia consistenza. Una cosa deve essere materica, quindi io devo toccarla, vedono, devo questi, vedere. Sono evidenti questi grumi, esatto, di colore. In tutti i miei lavori, difatti, si possono notare.
Allora, è vero, è vero, è una caratteristica dei rigatofoli. Voglio nuovamente un'immagine totale del paesaggio invernale, 35x19, avete sentito, una tecnica mista su una... ecco, eccola qua, guardate, 200 euro. Sì, le dimensioni, 35 centimetri la base per 19. Allora, e andiamo a vedere l'altro paesaggio, la numero 4... Sempre sulla miera, questo, vero? Su una... Sì. Comunque, sulla cima, questo è il titolo, l'opera numero 4, 46 centimetri l'altezza per 24 centimetri, oggi 300 euro la richiesta. Questa è un'opera che ho eseguito due anni fa all'incirca. E, inizialmente questa ha una sua storia, questa è un'opera che ha una sua storia perché era nata dapprima su una tavola in legno, poi diciamo che questo quadro è sparito. Sparito in che senso? È sparito, lo avevo esposto, poi magari a qualcuno è piaciuto. Ah beh, ah, ecco, un furto, chiamiamo le cose come... Vabbè. Come sanno, non retribuito, altrimenti non sarebbe stato tale. E diciamo che era una cosa che mi era rimasta un attimo... l'ho voluta riproporre su una lamina, su una lama di metallo. Sulla lama di metallo perché io nel corso della mia evoluzione come artista, tra virgolette, cerco sempre di evolvermi. Quindi di non soffermarmi magari sulla tela, sul solo legno, cerco altri supporti. Certo, altre superfici, Altre superfici. In questo caso qui ho voluto riproporla proprio sulla lama, su una lama di metallo, per rendere anche un po' il contrasto tra il paesaggio, che può richiamare un paesaggio in stile vecchio, con il contrasto del metallo che mi richiama la modernità. Sai che mi affascina molto l'utilizzo dei colori, questa luce particolare che hai saputo dare con grande bravura. Che colori ci sono, Enrica? Questi sono, non volevo, sempre per un discorso di aiutare a far meditare, non volevo utilizzare colori che rappresentassero poi la realtà. Quindi la chiesa magari con le tegole arancioni, oppure il verde del prato. Ho voluto rendere l'idea di qualcosa che quasi un sogno. È vero, un'atmosfera molto particolare. Sì, ho voluto dare... Onirica. Onirica, esatto. Dare un attimo l'idea di qualcosa che c'è ma non c'è, lo vedo solo io nei miei sogni, e è intitolato Sulla cima. Sulla cima, bellissimo, 24 centimetri la base per 46 la lunghezza, 300 euro la richiesta. Allora, signori, facciamoci una carrellata finale delle opere. Qui con noi Enrica Toffoli, lo ricordo, in diretta streaming web mondiale. Vado a salutare, chiedo scusa, mentre ci andiamo a vedere l'opera numero 1 a parete, Carolina da Ginevra. Allora, chiede, Carolina, perdonami, ti ho tenuto in stand-by, e chiede, hai mai ritratto te stessa? Non ho mai ritratto me stessa, me lo hanno chiesto ultimamente. Hai hanno visto? Chiesto ultimamente, ma perché non ti fai un ritratto? Un autoritratto. Un autoritratto. Allora, te l'hanno richiesto, ce l'ha richiesto Carolina da Ginevra, che andiamo a salutare, quindi forse addentriamoci anche in questa esperienza. Allora, il tema della solitudine, signori, 70 cm di lunghezza, questo pagliaccio, no? Il tema preso come simbolo dalla nostra Enrica Toffoli, per 21 cm di larghezza, 500 euro oggi, prezzi speciali, la richiesta. E poi l'opera numero 2, Umile Maestro, avete sentito questo personaggio, la scena ambientata all'interno di un convento, le colline che comunque danno senso dell'infinito, eccetera eccetera, 97 centimetri la lunghezza, questo format un po' particolare, per 26,5, un lavoro su tavola di legno, 600 euro la richiesta. L'Umile Maestro, colui che conserva comunque la saggezza e che andrebbe poi
di fatto seguito. E le due chicche a parete, nella nostra parete nera, l'opera numero 3 e l'opera numero 4. Paesaggio invernale, 35 cm la base per 19 l'altezza, 200 euro. E anche qui i due pini visti comunque come una simbologia che poi racconta. In ogni quadro di Enrica Toffoli c'è un racconto significativo molto particolare. E poi questa ambientazione è d'atmosfera onirica, molto bello. L'opera numero 4 sulla cima, 46 cm di altezza per 24 cm la base, 300 euro la richiesta. E concludiamo questa intervista con la novità, sia per formato, non tanto per tematica, ma soprattutto nel formato, la novità che abbiamo visto proprio d'apertura di questa intervista. Allegria, non avete capito nulla. E questo è il titolo, stanno sorridendo, Allegria. Che sembrava Mike, buongiorno, ha detto Allegria, sta ridendo, cioè, sono proprio scusami, ma questa è un'opera molto, molto particolare, insomma, con un significato, la scimmia tra l'altro, vi invito ad andare a rivedere nuovamente le interviste di Enrica Toffoli, mi ricordo questo quadro con la scimmia, così che pensava, che ci fu richiestissimo tantissimo, io mi ricordo nello Smart Lab, una trasmissione che ci ha portato fortuna la mattina, e questo quadro con il simbolo della scimmia, che è l'uomo tra virgolette primitivo, no? Da lì poi all'evoluzione, che pensava e che si interrogava sull'umanità. Siamo su questo stesso filone, giusto? Esatto. Allora, Enrica Toffoli, abbiamo avuto molte anteprime, tra cui, lo ricordiamo nuovamente, esporrà una collettiva a febbraio all'incirca nella Galleria Horler a San Martino. Enrica, grazie infinite. Grazie a voi. Ti sei fatta questo lungo viaggio, per me è un piacere, lo sai che dopo un po' mi manchi e quindi io ti devo intervistare all'interno di questi studi. Grazie. Grazie. Ringrazio anche tuo padre che puntualmente ti accompagna e poi è un attento osservatore e ammiratore della tua arte, noi siamo con lui. Grazie infinite. Allora, grazie. Signori, non andate via, brevissimo break pubblicitario e poi come sempre i nostri programmi continuano su Style Channel. Da Alessandra per ora è tutto.